Ragazzi, noi siamo Poco Gamers. Io sono Zucchi. E io sono Ryozan. E ben ritrovati in questa nuova amichevole con gli iscritti. Oggi è tempo di rivincita. Dopo le mie due legnate che ho subito da questo avversario, oggi torniamo ad affrontarlo. Si tratta di Ale 93. Ciao Ale. Nel nostro server. Bentornato sui nostri video. E dopo niente. Un'attesa lunghissima. E 6:30 main contro main. Presumo che lui userà la sua. Penso proprio di sì. La sua giappo verde, che solo, mi sa, ieri o per voi sarà qualche giorno fa, ha definito la green giap perfetta. Quindi attenzione, Zucchi. Sì. E ha un po' risposto, gli ho mandato la stanza. Ok, ha mandato il buona fortuna. Ne avrò bisogno con questo RNG. Zucchi, ti voglio vedere più carica però. Sono stanca io. So io come fare, ecco il potere del cappellino di Ryomaru Junior. Se me lo metto. Qualcuno mi odierà per questo, molto probabilmente. Ma perché? Non si odiano mai. Ah, bellissimo, per darmi fastidio con Misaki. Ma lo so, no, quello era 001. Appunto, Misaki 001 che non ho preso. Non ci vedo niente. Così? Così, va bene. Ok, ce l'abbiamo. Vabbè. Eccola lì. Andiamo a soffrire. 899k. Ma parliamone. Ma parliamo. Il potere del berretto donato mi da Ryomaru Junior. Zucchi, carica, ti voglio. Ti voglio carica. No, non devi avere devi avere la voglia di spaccare il mondo. O perlomeno di vincere. Non per altro, se lo prende alla leggera, Ale. Non molla di un centimetro, eh. Allora, questa è la main di Zucchi, che è sempre una bellissima squadra. Ed ecco qua la giappo verde super accessoriata. Non sono spaventata. Ok, è già un buon segno. Ok, l'impegniamoci, che Zucchi è brava e se ne ricorda. Io ultimamente sto facendo pena. Attenzione, va di Robertone. Ha giusto qualche latente la sua giappo verde. Ma anche la tua è giusto qualche. Esatto. Okay. Ricordati che a Genzo Dreamfest c'è un killer di stranieri, eh? Lo so. Okay. Il tempo qua. Ci riprovo. Come con essere onesta, Ale. Ale. Quando mai, veramente. Vabbè, non l'ha fatto apposta. Fregato. Ma ci sono gli altri due. Lo so, è un problema perché. E sono due intercettatori top. No. No, non è quello. Conto sulla mia sfortuna, ovviamente, perché. Giustamente va a matchare lui perché Neo Tsubasa fa schifo. Vediamo un po'. Tanto andrà con l'1-2 sicuro. Beh, tanto anche se. No, dribbling sudamericano. Prendila! Ah, che goduria! Che goduria! Chi c'era sotto? Auto intercetto. E che do. Perché non si fanno i fatti loro? Mannaggia! Ma vabbè. Allora. Qua è un terno all'otto. Io so già cosa farò. Vado in intercettazione. Dammi un consiglio! Devo fare il contrasto. Mi sa che uno me l'ha preso. Vabbè, meraviglioso. Altro auto intercetto. Vai, l'ha bloccato! Vai via e lasciami andare. Ma hai matchato dei brutti clienti. Lui soprattutto. Qua è o tiro o tiro.
Invoco il sacro potere dell'NRG. Che... se funziona lo chiamo anch'io così da oggi. Che con Ishizaki ce n'è bisogno. Il problema è che se dribblavo... aspetta, ho giocato con Ishizaki. Meraviglioso. Niente da fare. Che meraviglia. E palla a lui. Niente da fare, Tsuki. Lui c'ha qualche un paio di latenti più di te. E vabbè, qua probabilmente anche a parità di latenti passaggio S contro intercetto A sarebbe passato lo stesso. Ok, allora qua bisogna capire se vuole gabbarmi Urape o se vuole tirare da casa sua. Non credo, ma io penso che farò così. Avrei fatto anche così, vediamo un po'. Ok, e avremmo... oh, ma è allucinante! No, è allucinante che con quel cavolo di A50 riesca solo a farsi rimpallare il potere delle latenti. No. Che due maroni. Ce li ho anch'io i cheat, caro mio. Sì. Tanto tu non hai balenante. Nè. Ma io come faccio a restare serio con te che fai così? Avanti, avanti, su. Fatti sotto. Ok, credo che... Dai, Genzone mio. Com'è possibile? È giusto, in realtà. Vantaggio di colore, critico maggiore, di parametri alla batteria. Perché è entrato dentro l'area. Purtroppo è giusto, zucchina mia. Purtroppo è giusto. Io ho sperato nel miracolo di Genzone. All'asso dell'attacco. Critico arcobaleno quando non serve, ovviamente. Doveva darmelo prima il critico arcobaleno. Magari. Tira da lì. Levati. Fallo di chi? Fallo. Mio. Quanto ci scommetti? No, dici. Oh, incredibile! Ok. Allora. Giustamente c'è il mondo. Mi sa che la prendo, però lo sai. Giustamente. Immaginavo che sarebbe andata così. Vediamo un po'. Salvata. Ok. Forse se sei veloce riesci a fare un'altra azione. Dipende. Tanto adesso me la intercetto a qualcuno perché. Vediamo un po' dove rimpalla. A lui ovviamente! Al suo Yuga! Lui ovviamente! Certo, ha tutto molto senso quello che ho visto. Vabbè, può capitare, era lì alla fine, dai. Tutto molto sensato. Per ora 1-0. Per ora 1-0. Cosa farai, Zuki? La concentrazione della Dream Queen. Ricontrolla. Ok.
sì. Un po' di cambi di posizione. Niente cambi però. Dai, c'è il berretto di Ryomaru Junior, devi farcela. Anzi, te lo metto alla Ash Ketchum. Lo stai facendo? Più o meno. Ce l'ha, è solo dietro. Non peraltro, se mi metto ancora a giocare la distraggo. È così che mi gabbo facendo il dribbling bianco. Vabbè, cambia poco. Non è esattamente un contrastiere, Yuka. Anche se c'ha il contrasto. Ha fatto il passo. Tanto non gliela prendi con... Bah. Copiadoro in arrivo? Sì. Copiadoro C40. Guarda, mi diverto se me lo farebbe. Cioè, se me lo facesse. Mi divertirei se me lo facesse. No, ma lui lo fa, l'ha già detto anche. Il problema è che tu non hai... Avessi avuto tipo l'intercetto, l'intercettazione sull'ala, questa l'avresti presa. O non l'avrebbe fatto, magari. Il problema è che entra in aria e siamo punte a capo. Vabbè, critico out of nowhere. Non ti dico che cosa sto pensando in questo momento. Solo cose belle, solo cose belle. Dai, Genzone mio, non puoi fare così. Non puoi, c'è... Vai! Così impari! A giocare con l'NRG! Toh, mi sto dando fastidio. Ragazzi, meno male avevo le cuffie. Meno male avevo le cuffie. Mi ha distrutto l'orecchio nonostante le cuffie. Questo lo metto io, vai. Ecco, sono bellissime. E niente, non mi prende i comandi, vabbè. Ci ha messo troppo. Dove volevi andare tu? Dove volevi andare, signorino? Niente, Tsuki è in clima di guerra. Se proprio devo perdere, non ci penso proprio a perdere 2-0. La tensione. Contrasto bianco. Cosa hai in mente? Vabbè. Vabbè. 8000 latenti. Ci sta. Ok. Ok. Non mi ricordo mai che cosa c'è questo. Qua è difficile. Me la tento. Sì, ok, l'hai azzeccata. Grande Tsuki. Questa è l'occasione più limpida. Tant'è che si è emozionato e stava parlando male a voi. vabbè, però, dai. Ma chi è che stava correndo veloce come un... Oh, Wairan! Tu hai il cross difensivo a 1. No, su. No, scusa, faccio così. Non vedo cosa c'ha Wairan. No, era giusto. Ce l'ha S1. No. Non esiste in natura questa cosa. No.
maestro dei pronostici quanto voi, ma... Ma non esiste questo. Ah, meno male. Non esiste. Non quanto esiste visto. In loco. Hai aspettato troppo, ce l'hai. Ma te lo. Non era fuori gioco. No. C'era Matsuyama qua. Adesso è in fuori gioco. Allora faccio un back pass. Tutto, non posso fare altro. Ti rendi conto che non gli ho fatto un tiro che un tiro? Ma ti vuoi muovere come dico io? Calmati. Tanto qua me la prendo uguale. Vediamo un po'. Sì, te l'ho letta. Solo quella. Ah, c'è solo... Non gliel'hai messo il drone. Con quali ticket esattamente? L'alternativa era l'attacco a valanga, che vabbè, comunque uguale. Che è uguale. L'ha ripresa lo stesso. Aiuto, fatti gli affari tuoi e lasciami giocare. Ok. Ti prego, Yuga, fammi un critico decente. Okay, ok, vabbè. Oro, dai. Prendi questo, è un gol sicuro, non hai scampo. Questo è il mio imbattibile tiro di Raiju! Vai, Mark! Distruggilo col tiro di Raichu, Mark! Gana Catchable! È il tiro della verità, ragazzi. Fallo volare! Vai, Mark, fallo volare! Fallo volare! Vai, Mark, fallo volare! Oh, oh, oh! Alla prima occasione utile, Tsuki punisce! Al 44esimo! Allo scadere, proprio! La rabbia di Tsuki ha portato la squadra a un nuovo livello. I ragazzi hanno visto la loro allenatrice. Sì, sì, fallo. Hanno visto l'allenatrice furibonda e hanno deciso di rispondere sul campo. Così si fa. I miei invece se ne strafregano. Il problema è che devo apportare delle modifiche. Direi. Non è esattamente skillato, infatti lo lascio lì. Nulla, sono solo per, per sé. E poi se contrasta contro uno rosso, gli abbassa i parametri, mi pare. Mi blocchi lo stesso. Roberto deve rimanere per forza. E più che altro per quel 4% fondamentale. Così non la puoi fare. Tu sei praticamente morto. Santana non sarebbe male, ma chi togli per la super solidarietà? Bella domanda. Potresti invece di mettere Kishida, metti. Devo cambiarlo più. Ok. Invece di mettere Kishida, puoi mettere. Come si chiama? Izawa. Arretri Matsuyama. Quindi fare così. Mettere lui. Però non so se hai tempo. Ok. Fatto. Ok. Questa non l'ho mai provata. Vediamo come va. Tre autointercettatori a centrocampo, però interessante. Vediamo cosa poi piazza lui. Ah beh, certo, la Dreamfest. Che è talmente emozionato che ok. E la intercetta il mondo di Mitsu. Volevo solo liberarmene. Ah. Fare così. No, non così. Dove cacchio è Izawa? È disperso. Non ha proccato l'autointercetto, ovviamente.
Vediamo questa, come te la cavi. Questa non passa, c'è HI di chili. Non sfidare l'NRG, che a me è successo che non lo prendesse. Cosa? Con HI di C. Dai, è impossibile. È impossibile, dillo a... dillo all'NRG. Poi se lui scritta come con i critici siamo... Ma avevate il... No vabbè, dai! Palese! Ma dai! Ma dai sì! Cioè dai! Ma dai sì! Ma dai! Ma dai sì! Scandaloso, dai, questo è scandaloso. Almeno dalla una dei miei se proprio devi fare. Ma deve prenderlo. Una parola. Grande Karate Kid! Ah, meno male, dai. È finito il tempo, eh? Ah, sì. Ti conviene mai ritirargliela? No, tanto non ha quasi niente di... Ok. Ok, c'ho i... C'ho i critici, cheat. Perfetto. Però dai, lì cavolo, era di HIDC tutta la vita quella palla. È un intercetto ma solo a uno. Ancora non l'ho farmato. Però... Però sai che ti dico. Ci provi? Sì. Ci voglio provare. Tanto. Che è da perdere, no? Appunto. Lui ovviamente fa il dribbling. Ha giocato safe, giustamente. Perché quell'intercetto è parecchio rognoso. Andiamo, okay. Izawa. Izawa. Non era quello che volevo, eh. Ma provoca l'autointercetto ogni tanto, vabbè. No, da me ogni tanto i miei si addormentano con l'autointercetto. Ok. Era qui che mi volevo. Qui mi sa che puoi solo tirare. Già. Vediamo se... Vabbè, Genzo c'ha la passiva. Vabbè, ma è però... questo per... Però le mani gliele secca con quel, esatto, 410 di impeto. Esatto. Sapone come farò aperti tutti i suoi sogni. I tuoi sogni, vabbè. Vai, Santana! Per la gioia delle orecchie dei nostri... Impara dal tuo maestro e sciupagli la mamma! Giustamente anche lui attiva i cheat. Ovviamente. Come andrà a finire? Con la passiva attiva da così lontano. Non lo vedo bene. Neanch'io. Te l'ho detto. Vabbè. Però, le manine gliele ha scaldate. Rigori di nuovo. Sì, veramente. Beh, dai. Non male, non male. Non male, no. In confronto a tutte le altre. No, mi sa che è la seconda volta che finite i rigori, eh. No, no. Mi ha sempre dato la scopola alla 93. Sempre. Mi ricordavo male io allora. Vediamo un po'. Vai, Karate Kid! Vai! Woo! Ma com'è sta storia che funziona con te e con me non funzionano mai ste cose? Non lo so, non chiedermelo. Raga, mi sa che io quitto l'account e giochiamo solo con l'account di Tsuki. D'ora in poi con me che faccio il tifo e lei che gioca. Almeno funzionano le cose, cavolo! Non dire queste cose, per favore, che qua può succedere di tutto tra pali e quant'altro, quindi... Vai col potere del karate, Karate Kid! No. Si è emozionato. Succede anche ai migliori. Wada! Zawino, caro. Zawino, wino. Wino, wino. Ecco, figura. Izawa, sempre lui. Ma povero Izawa, non è colpa sua. Non ha intercettato una, scandaloso. Naturezza. Vediamo. Karate Power! No. Il karate è potente, ma deve colpirla la palla, altrimenti non serve. Oh, questa partita sta durando un'eternità. Come sempre, ormai. Io me ne vado, ragazzi. Cioè, non può finire così, boh. Non è ancora finita, dai. Se sto cappellone si desse una svegliata e inizia a sparare...
Il cappellone. Fare... Vedi? Vedi? Avrebbe fatto palo. Cioè, una volta che era Zecchi prende il palo, parliamone. Cioè. Vabbè. Vediamo un po'. Okay. Santana segna. Un attacco di cuore leggero, così per distrarti, Mizugino caro. Uno leggero. Dai, cappellone, svegliati! Il cappellone ce la fa! E ce la fa il cappellone! Fammi salutare! Non ci credo! Il cappellone! Come ha smesso di pensare al karate, ha pensato al calcio, ha iniziato a pararle tutte. E vabbè. E incredibilmente. Vediamo le stats. Beh, ci sta, combattuta. Ci sta. Il fallo di Shinzaki. Ma... vabbè, quello è il top. Sì, è proprio la ciliegina sulla torta. E finalmente Tsuki riesce a prendersi questa rivincita su Ale. Adesso siete 2-1, mi sa. Sì, 2-1, devo ancora vincerne un'altra. Però più avanti abbiamo altri giocatori. Ci vediamo a settembre, Ale. No, vabbè, non esageriamo. Scherzo, dai. Ovviamente. Bella partita. E niente, andremo a commentarla adesso. Finalmente abbiamo finito. Devo arrabbiarmi anch'io. Vedi che come ti arrabbi cambia tutto. Devo arrabbiarmi anch'io. Io sono troppo... Devo diventare... No, io che ci tenevo tantissimo. Tra l'altro mi secca che mi abbia segnato non col tiro balenante di Raichu, bro. Ma non ce l'ha lui quel tiro. Appunto, volevo provarlo io col mio Misaki. Appena escono riprendili. Prova a prenderli. Sì. E niente, ragazzi, prima della prossima fantastica amichevole qui Chocobini, Tsuki vi invita. Invitici su tutti i nostri profili social che troverete nel link in descrizione. Iscrivetevi al nostro server Discord, iscrivetevi al canale, commentate, mettete mi piace. E vabbè, attivate la campanella, andate a trovare i nostri amici della community italiana di Capitan Tsubasa Dream Team su Facebook. E finalmente noi abbiamo finito di registrare. Sì! Yeah! Alla prossima! Alla prossima settimana! Ciao! Ehi, tu! Sì, proprio tu! Non puoi chiudere il video senza aver messo like e senza condividerlo? Non vorrai mica far arrabbiare Bocco! Non sei ancora iscritto al canale? In alto troverai il nostro magnifico trio in versione ridotta. Cliccaci sopra e attiva la campanella. Non preoccuparti, non attiverà strane suonerie, ma ti avviseranno non appena sarà disponibile un nuovo video. In alto, nei due lati, invece, troverete video scelti apposta per te con le mie zampette. Grazie per aver seguito fino alla fine. Ci vediamo qui. Alla prossima!